Gerhard Kirschbaumer, torni dal Sudafrica con due medaglie di campione del mondo, due maglie, meglio di così davvero non poteva andare per te. No, è spettacolo. Quest'anno ero un po' così così all'inizio, non andavo mai tanto tanto forte, però sapevo sempre che posso fare molto meglio, perché in allenamento andavo sempre molto molto bene. Dopo un mese fa, in Val del Sole, ha cambiato. Andavo molto forte lì, molto molto forte. E dopo da lì fino prima ai mondiali ho fatto sempre ogni gara molto forte. E quello mi dava un po' fiducia. E dopo, sì, mondiali. Una gara è sempre pericolosa perché può succedere sempre qualcosa. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi e qualche gara in cui vorrai far bene? Siccome già detto, ho vinto junior, ho vinto under e adesso manco solo un titolo, solo un cosa, elite. Però elite non è così facile, però la possibilità c'è e con la squadra giusta lo faccio. Felice Gimondi, proprio in questi giorni cadeva l'anniversario della sua vittoria al mondiale, ma oggi festeggiamo un'altra maglia iridata, quella di Kirschbaumer. Penso un'emozione comunque grande anche per lei, che è il presidente di questa squadra. Sì, sicuramente. 40 anni fa vincevo Barcellona, però quando vincono i miei ragazzi questi tipi di gare mi emoziono ancora come allora. Kirschbaumer è... Gli ultimi due mesi è andato fortissimo, è arrivato quinto in una Coppa del Mondo anche con l'Elite, poi ha vinto altre due o tre gare, ma soprattutto domenica oserei dire che ha dominato il Mondiale Under 23 e questo ci riempie di gioia.